Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, torniamo su Eurotruck Simulator. Tappa di oggi, una tappa di 700 km, circa 75, da destinazione Salamanca e siamo a Murcia. Ok raga, quindi Espana, dobbiamo portare fiori di invaso dell'IKEA. E si gode ragazzi. Raga, vi dico già che questa serie andrà... Insomma, continuiamo dopo tanto tempo che non gioco a Eurotruck, perché voglio fare una serie un po' più rilassante col volante in tranquillata. E adesso studierei Formula 1, cioè 2023, ragazzi, me lo gioco da solo perché è proprio un gioco che non riesco più a fare in video, sinceramente. Me ne dico F1 Manager, GP4, Troverò un nuovo percorso. perché là, scusate, ho un piccolo problema con la telecamera. Ma perché? Scusate ragazzi, i tasti invertiti. Ok, ci sono. Ok, non ho distrutto niente, scusate raga. Ok, ci siamo. No, dicevo, Formula 1, diciamo, era quello della Codemaster, ed è giocato in vi cioè in video non mi diverto più. Allora, a questo punto faccio il manager. GP4 è quello che gioco da solo, ragazzi. Allora a questo punto porto Aerotrack, che è un gioco rilassante, mi fa... Sì, maneggiamo sempre lo stesso, però quantomeno ci divertiamo di più, che belle. Camion belle, insomma, una livrea un po' particolare. Ok, devo creare i tasti, boh, che sera. Dai, vecchio, su. Ma guarda questo! Sto semaforo. Dai. Scusate un attimo. Ok ragazzi, ci siamo, scusate, ho dovuto sistemare alcune cose. Ora con la benza ci siamo. Buono, e andiamo. Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. E io prendo la terza. Tenersi a destra. Uscire adesso. Lo dici tu Tenersi a questo? destra e poi uscire a destra. Buono, adesso inizieranno i total vaneggi come indiani anche su Eurotrack. Niente, come dicevo, Formula 1 mi ha rotto le balle a livello di video. Cioè, boh, non so spiegare perché, proprio non mi diverto più. Cioè, sarà perché ho GP4, F1 Manager, che ne so, però boh. Non ho, forse l'ho fatto per troppi anni. E le motivazioni sono troppe, so solo che è così. Apriamo un po' il finestrino. No, Tenersi a vabbè, destra fiori. e Ma poi uscire a destra. perché i tasti? Ok. Uscire a destra. Sto già distruggendo il camion, scusate, dai. Tenersi a sinistra. Andiamo col volante. Adesso vediamo quando ricominciare la live. Vorrei portare la live il martedì, vediamo se ce la faccio. E che ho sempre tanti impegni, purtroppo. Ocio. Ok. Sto Iveco fa da cagare. Mamma mia, che Iveco, signori. Un Iveco un po' bizzarro. E adesso cominciamo a pompare, signori. Ora si pompa, Beppe. Siamo con la promozione 2.66 mi sembra. Ok, mo marciamo, raga, mo marciamo. Sta arrivando il cube.
Buono. Siamo a tavoletta, raga, eh. Cioè, se becchiamo un ingorgo alla fine. Se becchiamo un ingorgo, l'è la fine. Speriamo di non beccare deviazioni, incidenti, robe varie, se no ritardiamo e non va bene. Anche se dobbiamo arrivare. Allora, qua è previsto l'arrivo martedì alle 1:32. Vediamo quando dobbiamo arrivare. Aspetta, che facciamo danni adesso, lo so, me lo sento. Ok, mettiamo Tom Cruise Control. Dobbiamo arrivare entro martedì alle 13:48. Sì, il margine c'è, Beppe. Traffico scorrevole qui in Espana, nel sud della Spagna. Andiamo a portare fiori. I fiori dell'Ikea, bellissimi, incredibili. Abbiamo aperto un po' il finestrino perché è caldo qui in Spagna. Rallentiamo qua che è pericoloso. Mamma mia, sorpassi a dir poco scandalosi. Scaldiamo un po' le gomme, stile F1. Tenersi a sinistra. Oh, c'ho Beppe. Comunque adesso i veicoli non è incredibile, ma neanche la merda proprio. Ne ho visti di peggio, dai. Ho anche le cuffie scariche, perfetto. Benzina ne abbiamo. Autovia di Alicante, Madrid 243. Dai, vecchio, su. Bravo. Deve passare un cumendo. Mamma mia, 155 orari. Calma, calma. È nuovo anche sto camion, un chilometraggio di 505 km. Stiamo pompando bene. C'è il terror track, è bello giocare anche con la radio e la musica. È chiaro che non si può perché purtroppo i copyright rompono i maroni.
Molto bene. Mancano 488 km, raga, e a parte qualche cazzata iniziale, incidenti grossi non ne abbiamo fatti, questo è importante. Ecco, appena detto, mamma. Ho visto una moda incredibile che prende anche gli Stati Uniti, Africa, Asia, mostruosa, però è divisa in più parti. Proverei a provarlo, vediamo se ho voglia di scaricarla. Impegnativa, però. Mamma mia, ancora un caldo, ragazzi, devastante. Sono le 18:35, comincia il tramonto spagnolo. Danno si rimorchio, ma tu. No! Ma sei stronzo allora. Ma sei stronzo allora. Ma come fai? Ma dai, ma dai. Questo qua mi tira la freccia così, ma vaffanculo, ma appena detto. Appena detto. Danneggiato un po' tutto. Non ho parole. Questo qua l'ultimo si è buttato e ho rischiato veramente di distruggere la merce, invece per fortuna quasi niente. Però tutto inaccettabile. Mamma mia, l'ho vista brutta. Per Saragozza. Saragozza Sener. Ci vediamo se tutti all'ultimo secondo cambiano traiettoria. Cioè. Che mancano 382 km. Attenzione che la benzina, siamo un po' a corto di benza, eh? Sì. Appena possibile andare, dobbiamo andare a far benzina. Oh madonna. No! E la tiene, e la tiene! Mamma mia, com'è andata? Era persa ormai, eh? Porca miseria. My God. Salvata per miracolo qua, raga, eh? Andiamo a far benzina, andiamo anche a dormire, va. Rapsol, Rapsol, Rapsol.
cazzo. Allora, chiudiamo tutto e vai. Riforma, mamma mia, fiori, che rischio. Che rischio, signori. Ok. Bisogna anche dormire qua. Mamma mia, Aria, guarda, guardalo, guardalo. Che disastro, signori. Siamo tornati alla grandissima, direi, eh. Siamo tornati protagonisti di Euro Truck Simulator 2. Vediamo un po'. Sono le 18 e c'era la brezza che dà fastidio. Ah, cazzo, sono stanco, devo dormire. La benzina, però non vedo da dormire. Fiori scioccazzi. Prevedo altri incidenti. Prevedo cose turche, prevedo. Mamma mia, sono stanchissimo. Non ce ne freghiamo di tutto e continuiamo a correre come dei disperati. Anche se il sonno è atroce. Cacchio, è il parcheggio. Eccolo qua. Bella, che culo. Ci riposiamo. Sto ricalcolando il percorso. Ma basta ricalcolare, ma basta. Ok. Buono. Perché non... Che è un parcheggiato di merda, ovviamente. Mamma mia, che palle. Va bene. Ok, grazie. Vai. Riposiamoci, siamo in difficoltà. Vediamo un attimo, faccio vedere. Perché si è devastante come luci. Carino, dai. Boh. Giorgina ha preso 13.000 euro e godo. Siamo tranquillamente in orario. Camion bello e si gode. Vai. 230 km, dai, siamo arrivati.
Siamo in bolla, Peppe, siamo in bolla. Dai, dai, muovite. Mamma mia. Ma la vada, incidente, incidente anche di là, guarda, lì dopo sono io. Telecaz. Zanetta, 53.000 euro, grande Zanetta. Saveria Zanetta, me la godo. E stiamo salendo verso il centro Spagna, verso Salamanca, Murcia, Salamanca. Aia, elicottero. È successo qualcosa. Eh sì. E adesso a tavoletta fino a Salamanca. Questa tappa spagnola. Guarda questi, guarda questi. Io devo andare. Buono, bravo, su stai là a non rompere le balotte. Tenersi a destra. Ok. Sta scaricando anche le cuffie, stanno scaricando. No, se il passo a destra è un po' troppo, però, però lo faccio. Boom boom, boom boom. Se il passo a destra è illegale in 50.000 stati. Che Bartolini davanti, ma gli sta portando un pacco, speriamo. Perché mi capita di ordinare dalla Spagna con Vinted. È che siamo arrivati ormai 100 km, 127. 8 ba. Very good. Tanto ormai il camion si appresta a compiere i primi 1000 km della sua esistenza. Dai, pompa, ecco, non ne sia una pecca sto gioco, che mi piacerebbe vedere i camion miei che viaggiano per la mappa, sarebbe proprio l'apoteosi. Ok, stiamo avvicinando a Salamanca, Senar. Dai, vecchio, su.
57 km arriviamo a destinazione. Tenersi a destra e poi tenersi a destra. Bene, la vita scorre a destra, Beppe. Fare un Euro Truck Simulator 3 con già tutte le mappe, ovviamente tutto già fatto, con la grafica diciamo di ultima generazione, per carità, non male, questa poi con la Pro Mod migliora tanto, però si vede, cioè comincio a vedere le differenze, cioè comunque le architetture vecchie, i moduli, le texture, queste stronzate qua, però è sempre un gioco, un bel gioco. Alla fine hanno ragione loro, vendono ancora, si gioca sempre. Tenersi a destra. Uscire adesso. Ma che cazzo, no, ma mettiamo davanti, mamma mia. Guarda come partita che è roba del volante. Vabbè. Dopo il sistema, provo adesso l'ultima volta. Altro sorpasso a destra in legale. Sembra un po' stare il corsia di sorpasso, sei lento come una minchia, dai. Uscire a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Ok, Salamanca. Alla rotatoria, prendere la terza uscita. Noi siamo arrivati 4 km, mamma mia, abbiamo rischiato più un po' di casini, ma ce l'abbiamo fatta, raga. Siamo arrivati a destinazione. Anche in un largo anticipo. Siamo arrivati. Voltare a destra. Siamo a destinazione. No, ma non c'ho coglione di parcheggiare così. Ciao. Ok. Ottimo lavoro, Beppe. Ottimo lavoro. E si vola, raga, sotto il comando veneziano, vedremo anche quello track quando avevo voglia. Niente, ho spiegato il discorso di Formula 1. Per il momento è così, chissà, magari come può sempre cambiare idea, però per il momento non avevo palle di giocare F1 23 Codemaster in registrazione. Raga, alla prossima, ciao!